Buongiorno, l'ospite di oggi è il dottor Roberto Bianchi, medico chirurgo specializzato in scienza dell'alimentazione, ma soprattutto direttore sanitario di Casa Salute, che è una struttura di terapie naturali situata a Cremona. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Dottor Bianchi è venuto a spiegarci come arrivare a 100 anni sani, perché è autore di alcune pubblicazioni sull'argomento. Dottore, intanto, allora cominciamo con la prima regola. Qual è quella per mantenersi in salute e arrivare a 100 anni? Ma sicuramente lo stile di vita è il punto fondamentale, almeno il 70% della nostra salute. La prima regola è la postura, cioè una buona postura eretta con le spalle lontane dalle orecchie, le mani rilassate anche quando si sta seduti o in piedi, è estremamente importante per mantenere un perfetto allineamento della colonna vertebrale. Ed è molto importante anche per la prevenzione dei disturbi non solo fisici e posturali, ma anche psichiatrici. Hanno fatto degli studi recenti che dimostrano quanto una buona postura ci dà anche una buona mente, una buona respirazione di ogni singolo distretto muscolare e viscerale. E come si ottiene una buona postura? Una postura eretta, siamo bipedi, quindi dobbiamo riuscire a tenere bene in alto il nostro vortex, che è questo punto sopra l'epifisi. Tenerlo bello allungato, non chinarci mai in maniera eccessiva, non avere posture scorrette sia sul lavoro e anche nell'attività sportiva e quando noi facciamo il pasto, in tutti i nostri momenti dobbiamo avere una postura allungata e distesa, spalle belle lontane dalle orecchie, dicevo, e anche proprio la colonna, il mento leggermente rientrato e l'addome leggermente rientrato. E questa postura, teniamo conto che la postura dirige il 35% della spesa calorica, quindi è già anche una maniera di risparmiare delle fatiche inutili, delle acidosi inutili nei tessuti e nei Quindi muscoli. abituarsi a stare nella maniera corretta, questa è la prima Assolutamente, regola. sì. Passiamo invece alla seconda che lei indica nella respirazione. Beh, la respirazione è la funzione più fondamentale del corpo umano. Noi sappiamo che possiamo vivere senza mangiare per 40 giorni, senza bere una settimana, ma 10 minuti oltre la mancanza di respiro moriamo. Quindi il respiro è proprio fondamentale ed è un'azione sia volontaria che involontaria. Ma se noi la controlliamo, noi abbiamo un maggiore beneficio, perché se noi respiriamo profondo e lento, proprio con degli esercizi di distensione del diaframma, noi abbiamo un enorme beneficio sia sui muscoli addominali e quindi anche sull'attività dei visceri, ma anche sull'assorbimento della linfa. Cioè noi respirando bene disintossichiamo le gambe, le braccia, assorbendo meglio la linfa perché la pompa respiratoria assorbe proprio a livello pressorio tutte le nostre tossine. Quindi respirare bene ci fa bene sia sulla muscolatura, sia sulla pompa linfatica e poi ci fa bene sull'acidosi. Tutte le malattie sono legate ad acidosi, il cancro, l'infarto, tutte le gravi malattie, le gravi emergenze, e se noi respiriamo bene manteniamo alcalini i nostri tessuti e di conseguenza ci proteggiamo da questo. Quindi la respirazione è veramente E fondamentale. come deve essere questa Si dice respirazione? addirittura che si dovrebbe contare la vita con il numero dei respiri. Più lenti e lunghi sono, più calmi e profondi sono e più noi viviamo a lungo. Quindi deve essere una respirazione. L'ideale è fare proprio io conosco mille tecniche, quindi il discorso sarebbe lungo. Ma la tecnica di base è una respirazione che prevede una dilatazione del diaframma, in base, poi della parte media e poi della clavicola. È come una cupola, no? Il nostro polmone, ne abbiamo due. Se noi dilatiamo bene la base, come riempire una bottiglia, poi prima la base, poi la metà, poi il collo, e poi svuotare dalla parte alta alla parte bassa. In questa maniera tutti gli alveoli vengono aperti, quindi vengono disintossicati dai metalli pesanti, dalla polvere, dal catrame, da tutte quelle sostanze che ci inquinano, perché in espirazione, che è il punto più importante, noi ci disintossichiamo. Terza regola è il movimento. Come e quanto bisogna muoversi? Il corpo è fatto per muoversi, il corpo è veramente una struttura che sta bene se si muove, mentre una sedia, se la lasciamo libera, tranquilla, al buio, si mantiene negli anni, il corpo invece no, il corpo sta bene se si muove. Il corpo, se viene mantenuto in movimento aerobico, quindi respiratorio, cercando di fare anche vari tipi di sport, mai soltanto uno, perché ogni sport potenzia una forma di muscolatura. I migliori aerobici sono il nuoto e la bicicletta, ma ce ne sono tantissimi. Ognuno deve fare lo sport che gli piace, l'attività che gli piace, anche camminare in collina. Qui avete a Bologna delle bellissime colline. È importante fare qualcosa di gradevole e anche non eccessivamente faticoso o fatigante.
È importante proprio che il nostro corpo si senta bene. E poi è importante mantenere il massimo dell'escursione articolare a tutte le età, cioè mantenerci sempre molto elastici in tutte le direzioni per evitare l'anchilosi. Per cui il movimento intendiamo sia un po' lo sport, sia mantenersi attivi in casa, e non stare sempre in poltrona, perché la poltrona è la negazione della colonna vertebrale, ma anche fare ciò che ci piace e ogni tanto prendersi una bella pausa, perché anche questo vuol dire movimento. La quarta regola ha a che fare con l'alimentazione, quindi quello che noi tutti i giorni mangiamo. Come deve essere un'alimentazione che ci permette di rimanere il più a lungo possibile in salute? L'alimentazione è fondamentale, perché noi mangiamo comunque tonnellate di cibo nella nostra vita e non siamo più forti quando siamo più grassi, quindi bisogna puntare sulla qualità. La qualità è soprattutto basata sui vegetali integrali biologici, meglio i vegetali verdi, perché sono anche alcalinizzanti, quindi ortaggi verdi scuri come gli spinaci, le coste, le bietole, il radicchio anche in questa stagione, e poi una dose limitata di cereali integrali, di legumi, la frutta fuori pasto, che è molto indicata, e poi anche delle piccole quantità di proteine animali come il pesce o anche lo yogurt, che sono comunque alimenti molto nutrienti. È importante mangiare poco, soprattutto la sera, una colazione abbondante va bene, e essere sobri. Bene. E poi bere molta acqua. Quindi limitarsi nella quantità e preferire cibo di qualità. Sì, meglio se di coltivazione biologica. Meglio se di coltivazione biologica. Un'ultima regola ha a che fare con l'igiene della cute delle mucose. Vuole spiegarci meglio che cosa intende? Molto semplicemente fa molto bene lavarsi le mani prima di mangiare, lavarsi i denti dopo i pasti, ma bisogna anche lavare le altre parti del corpo. Per esempio lavare l'intestino 2 volte l'anno è molto prezioso, con l'idrocolonterapia oppure i lavaggi intestinali. Lavare la bocca, per esempio, con una miscelazione di oli 1 volta al mese, pulendo bene tutti i dotti salivari, con i fanghi drenare bene anche le nostre parti del corpo più infiammate. Ci sono anche delle forme, oppure massaggiarsi anche con degli oli caldi, aiuta a proteggere le giunture e le articolazioni. Che tipo di oli possono essere usati per possono questi essere massaggi? Usati per esempio delle basi di olio di sesamo trattati con alcuni unguenti a base di bosveglio o di altre piante, che aiutano proprio a sfiammare le articolazioni, a rinforzare i muscoli, un po' come veniva anche il tempo greco-romano, quando si facevano proprio dei massaggi sia per gladiatori che per anche coloro che andavano in guerra o facevano delle particolari battaglie. L'oleazione è una tecnica antichissima che fa veramente bene al corpo, perché lo mantiene elastico. Bene, ringraziamo il dottor Bianchi per essere stato con noi. Grazie, dottore. Prego.